E non. Bentornati nel mio canale. O benvenuti nel mio canale. Io sono. Valuccia Sims. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi. Con un nuovo episodio di Arrivano i Cooper. Siamo tornati a Salvador Red. No, ti prego, tesoro. Non, non mi fare sto schifo. Ma perché? Perché? Eh? Perché devo assistere a cotanta schifezza? Eh? A tanto orrore? Io non lo so ragazzi, vabbè. E qui ragazzi uh, c'è lei, la nostra cuoca provetta. Eccola qua. Con la sua divisa di... Vabbè. La nostra domitilla, il nostro Graham. Mentre la nostra cucina, il caro Graham che se ne sbatte altamente del fatto che è inverno perché qua... Insomma, fa, fa caldino, ecco. È qui che si fa la sua solita nuotata mattutina. Perché comunque eh, lui ama tenersi in forma. Ragazzi, anche se non è uno attivo, eh. Però lui ci tiene alla forma fisica. Del resto si è capito. Quindi, cara no, non essere maleducata, ti prego. Perché ora oh, tua madre avrà avuto tanti difetti. Sarà stata come dire un po' particolare durante i pasti però ti mm, chiama a tavola su guarda che è pronta la colazione se ti va di fare colazione se no se preferisci stare là a nuotare come un pesce fai un po come ti pare eccola lì ragazzi sempre ovviamente con il sorriso sulle labbra lui arriva caro arrivi vero ok guardate la camminata cioè Mamma mia ragazzi, che fisichetto. No, mamma mia, buongiorno. Cosa hai preparato? Tipo, oh, dice lui, una bella Macedonia. Beh, sai, io amo tenermi in forma. E lei, ma come, ma come ti presenti a tavola? Eh, ovviamente li farà, no? Um, figuriamoci se questa ragazzi gli fa un complimento. Assolutamente no. E eh, lei, anzi, no. Uh... Cioè, lo, lo riprenderà di questa cosa, secondo me fa una conversazione profonda. Inizierà una Filippica su come uno deve presentarsi a tavola. Tesoro, vai, aspettiamo la tua Filippica. Scusa, ma ci si presenta a tavola in questo modo? Eh? Non è che sei la st una stella del cinema, capito? Ah, <ride> ma guarda cara, io sono una stella in generale. È normale che mi presento vestito così. Piuttosto tu già tutta pronta? Ma non è troppo presto? Troppo presto? Ma stai scherzando? Guarda che sono efficiente. A differenza tua. L'hai visto l'ora? Hai visto l'ora? Eh, sono le 11 passate. Per colpa tua? Eh? E del fatto che non fai colazione prima delle 11? Lui, ma sai, abitudini. Sì, beh, vedi di cambiare le abitudini. Preparo dei tramezzini per pranzo e ce li portiamo dietro. E Lui va bene. Mamma mia, su. Stai calma. Io sparecchio e lavo i piatti. Eh, e non guardarmi gli addominali, lei ma stai scherzando che guarda niente? Eh certo sì, come no, vabbè cara. Abbiamo visto, abbiamo visto, quindi eh, prepara un pranzo al sacco, verdure, hummus e insalata di tonno. Mentre il nostro, dopo una nuotata, secondo me, comunque si concede una doccetta. Eh che cappero. Fai, fai attenzione, eccola lì. La nostra vi ricordo, per chi magari avesse da poco iniziato a seguire questa serie, o comunque per chi non avesse visto l'episodio dedicato a lei, il primo episodio dedicato a lei, perché questa è una serie, ricordo a tutti, eh, che è iniziata ragazzi, mh, in realtà, da una challenge. Ovvero, eccola lì. Eh, allora, questo qua qual era? Se sì, verdure un mousso è tuo tesoro. E, dicevo, da una challenge la rectory ci sta la povertà e la ricchezza. Per cui la madre della nostra Domitilla, ovvero Sibilla, è partita con Zero Simoleon, praticamente. Eh, viveva per strada. Ma rovistava nei rifiuti, eccetera, eccetera. E alla fine da sola, con eh, il prezioso aiuto dell'orticello e delle sue fatiche, è riuscita, ragazzi, a mettere da parte. 100.000 simoleon in contanti 100.000 simoleon valore comunque dell'otto caro non eh. ragazzi vabbè e no dovresti cambiarti caro perché come dire abbiamo da fare in questo momento però mm, si sì, metti questo intanto e asciuga perché Figurati se questa viene qua e vede che non è asciugato il bagno, le prende un coccolone. Così, ragazzi, mentre il nostro asciuga eh, la nostra lava, e eh, devono recarsi al mercato per fare scorta, perché devono lavorare. In teoria dovrebbero, quantomeno Sali di bello in cucina, no, non, in questo momento non, non, non ti interessa, caro. E neanche comprare una tinozza, nemmeno iniziare una nuova carriera, perché eh, vabbè, buonanotte, perché per ora sei qui. Oh, fa aeromanzia, bene. <ride> Lui viene da lei e gli dice, allora, guarda. Chiedere della giornata. Dunque, eh, ragazza sempre sorridente. Senti, mi prendi per i fondelli, eh? Dovrei, occhiare, dovrei indossare gli occhiali da sole. Occhiali da sole? Non capisco il motivo. Oh mio dio, perché è importante studiare anche le nuvole prima di addentrarsi nella giungla. Le nuvole, ma non è prevista pioggia. Guarda, ho controllato, capito? Eh? Inoltre non essere un disco rotto. Con questa storia delle nuvole del cielo, senti, io non, prendo, non perdo tempo a prendere mosche. Bisogna anche conoscere il meteo, capisci? Eh? Ci hanno pagato anche per questo, quindi adesso andiamo e ci concediamo un po' di romanzia. E lei, ma, ma non ci penso proprio a fare romanzia con te. Ti ripeto, capito? Piuttosto salgo su una macchina e me ne vado. Eh, non è che lo fai per me perché è un passatempo, lo facciamo perché è lavoro. Non faresti questo ed altro per il tuo lavoro? E lei, va bene, va bene. Quindi forza, qua a studiare il cielo. Eh, caro mio. Usa interazioni buffe, ti vedo già male. È eh, in partenza, però fai te. Fai te. Sì, comicità, come no. Oh, sono diventati buoni amici. Perché comunque alla fine... Lei, ragazzi, non lo ammetterebbe mai, ma... Graham è un bel tipo, ma non fisicamente. C'è cioè una persona comunque piacevole con cui passare il tempo. Eh sì, pensa ai gatti questa. Ehm, quindi sta bene in sua compagnia. Anche perché sebbene sembri un po' un, no, uno che non ha voglia di fare una cippa lippa, in realtà è un grande professionista. Nel suo lavoro è molto rinomato. Perciò ecco, pure sincronizzati. E lui, hai visto? Sta piovendo. Fortuna che non doveva piovere, eh. Tu sì che ne capisci di, di nuvole. E lei, ok, va bene, andiamo al mercato. Andate, va. Arrivati al mercato, però, ragazzi, i nostri si accorgono che è ancora chiuso, diciamo, no? Quindi lei subito con l'ombrello, lui invece, guardate, lo spavaldo non gliene frega niente. Uh, e lui, no, nel frattempo pensa di raccontare una storia buffa. Eh? Allora, dimmi un po'. Il tuo fidanzato sarà una palla al piede per te. Eh? Non è mai caduto su una buccia di banana? Scommetto di no, perché tu sei sempre lì pronta a rimproverarlo. Magari non gli concederei di bere neanche una, la, una bibita frizzante. eh? E eh, lei, allora, prima di tutto noi siamo qui in viaggio. Eh? Per uh, lavoro, quindi la mia vita privata non ti dovrebbe assolutamente interessare. Comunque sono una tipa più che pulita. Wow, mi ha fatto venire un'idea. La mia famiglia non ti, non ti riguarda, capito? È, è la mia vita privata questa. Va bene, si, tesoro, abbiamo capito, ma stai calma. Va bene, mamma mia, ho capito. Sarai anche una persona pulita, ma dovresti imparare a star calma. Fai una cosa, vai su qualche sito di quelli che ti fanno un po' ridere, sai? E lei, Graham, tu pensi sempre solo a queste sciocchezze? Eh? Abbiamo preso un aereo per lavorare o per pensare alle sciocchezze? Mamma mia, scommetto che ti tirano tante bidonate. Ora smettila, per favore, non voglio sentire altre sciocchezze. E quando mai ti sposerai tu? Mai se continui così. Eh, tesoro, non toccare tasti dolenti. Perché lui la butta sul ridere, ma lei, ovviamente, ragazzi, è che vera qua. E chi ti dice che io voglia sposarmi, eh? È che qui. Eh, lo so, Graham, bello mio, tu oh, ci scherzi, ma questa qua è mezza endemoniata. Cioè, non lo farei, eh? Te lo dice con questa fissa del matrimonio. Magari tu avresti bisogno di una che ti sopporti. Lui, ma io ne trovo bizzeffe di donne che mi sopportano. Sì, certo. Sei proprio uno spiritosone, vero? Eh? Sarai circondato da galline, evidentemente. Lui, Ah, questa sì, che è buona. Galline. Eh, certo, vabbè. Beh, è meglio avere le galline intorno che essere un dinosauro come te, non credi? Eh? Esploderà una bomba il giorno che troverai un orso come te. Pronto a sopportarti? E lei, guarda, <ride> mi viene voglia di investirti con l'auto. Comunque, non è un, altro un problema, giusto? Mica dovrei mai condividere un cassettone con me. Comunque, ti ripeto: abbiamo fatto questo volo per uh, lavorare, quindi vedi di smetterla di usare lo smartphone solo per i tuoi passatempi. Ma io mi trasferirei volentieri invece a casa tua. Sai quanto ci divertiremmo insieme? Sarebbe una pacchia, eh sì, tesoro, eh, una pacchia. Quindi vediamo un po'. Oh, lei ovviamente si accorge che uh, il mercatino qui è aperto e quindi lo liquida e dice senti, no, ma magari, magari no, l'ombrello no però, senti guarda, mm, io vado a contrattare perché se stai, aspetto te che muovi anche solo un muscolo per non dire altro stiamo freschi, quindi prima che ci freghino la roba vado, lui mamma mia rilassati, goditi la vita ogni tanto. Abbiamo mesi e mesi per stare qua a lavorare Non è che uno deve fare le cose di fretta? Eh, lo so Allora, senta, sono un'archeologa Sa, devo lavorare qui eh, No, guardi Non attacca Eh, lo so Lo so, cara mia, mi dispiace tanto Quindi Vai, acquista tutto Tanti soldi ci sono Perché loro ricevono, ragazzi, finanziamenti Ecco qua dai datori di lavoro quindi ha acquistato tutto mentre lei si dedica agli acquisti lui non è proprio uh, del suo stesso parere ecco quindi viene qui e fa conoscenza presentazione amichevole lui è così ragazzi ma non perché non voglia lavorare Intendiamoci, semplicemente perché siccome hanno mesi e mesi, obiettivamente, perché hanno ricevuto finanziamenti per mesi, lui se la prende più comoda, nel senso non, non vuole stare a ritmi così ferrati, lui è abituato a lavorare, ma anche insomma no? a rilassarsi, a prendersi i suoi tempi e quindi lei invece non tollera questa cosa, lei è molto più rigida. L'avrete capito. E lei è qui in attesa che aprano gli altri, eh, le altre bancarelle, diciamo Non capendo che magari ci vogliono ore E intanto potrebbe fare la conoscenza Ecco, chiedi dei nuovi arrivi eh, Compra rifornimenti Prima di comprare i fornimenti però Ecco, lei farà una presentazione Amichevole, ma per l'amichevole Ehm... Per quanto amichevole possa essere lei, insomma. Signorina, mi dispiace, ma eh, se dovessimo fare gli sconti a tutti... <ride> Già, ma qui anche un cappuccino costa caro, eh, lo so. È la vita della giungla, sta dicendo lui. Eh, sì, vabbè. Ok, loro stanno qua parlando. Ecco, lei chiederà della giungla. Lei, ragazzi, effettivamente, no? Chiacchiera delle bellezze del posto. Lei... È sempre comunque presa dal lavoro mentre lui invece è meno. No, che, non ripeto, non è che non, è che non sia preso, però la vive più serenamente, ecco, di lei. Così, ragazzi, sono le 7, i nostri si avventurano nella giungla. Questo perché? Perché l'obiettivo, in realtà, eh, nonostante le chiacchiere, no? Della nostra era proprio quello di um, raccogliere avocado e prendi il campione per il microscopio. Pro era proprio l'obiettivo dei nostri quello di uh, addentrarsi comunque a un orario notturno per uh, come dire carpire i segreti della giungla. Uh, no, uh, comunque la giungla, ragazzi, già è bella da esplorare. Vai, apri un barco col macete, uh, figuriamoci di notte. I rischi sono maggiori, ma i nostri comunque sono ben forniti. Ci ha pensato Graham ai rifornimenti, quindi vi dico tutto. Vai, Graham, facci sognare. Faticaccia, eh? Eh, lo so. Sei tu che fai il lavoro tosto del resto, non lei. Combattere contro gli insetti. Allora ci vuole ancora molto? Senti, principessa, farlo te, no? Visto che chiacchieri tanto, quella faticaccia. Ti facevo più forzuto? Tutti questi muscoli per niente? Eh, mamma mia ragazzi. Si inizia... Oh, ce l'ho fatta. Oh, invece di tante chiacchiere, ce l'ho fatta. Vado avanti io. Perché tu sei una principessa e non sai mai quello che può succedere. E lei guarda che non sono una bambina. Se voglio, attraverso. Lui no aspetta, quante lagne! Campo abbandonato. Graham si sta prendendo un barco nel fitto della giungla. Quando si imbatte in un campo, il posto è abbastanza isolato e nelle vicinanze non si vede nessuno. Però non si può dire con certezza che sia stato abbandonato. Graham deve dare un'occhiata in giro. Evita il campo, cosa che lui non farebbe mai. Ehm, una forma fisica più sviluppata garantisce risultati migliori, quindi guarda intorno senza far rumore. Armati di polvere isolante, consuma la polvere isolante dalle, dalle folgorazioni, ora io lui lo vedo un po' fra virgolette tostarello nel senso non eviterebbe il campo sicuramente ma nemmeno si armerebbe di polvere isolante perché non sprecherebbe la polvere delle fo dalle folgorazioni insomma no? Quindi si guarderà intorno senza far rumore Graham dà furtivamente un'occhiata in, in giro del campo. Sembra abbandonato e dopo tutto non si vede nessuno nei paraggi. Nota un reperto abbandonato per terra e decide di raccoglierlo. Sta per allontanarsi quando si infurioso lo aggredisce e lo insegue un po' finché non viene seminato nella giungla. Oh mamma mia ragazzi. Diciamo che lo sente un po'. Ehi, ehi stai calmo, stai calmo, tipo così. E la nostra dice Ma che cosa succede? Attraversa tesoro, vai a vedere cosa sta succedendo. Ma tutto bene? Sì, non era un indigeno locale, sai com'è? Sì, vabbè, Graham, lascia stare. Comunque, qua ci sono degli scavi e dei reperti, deve essere precipitato qui il pilota di cui ti, par ti parlava il Selvadoregno. Sì, guarda, io mi occupo di questi, comunque hai ragione, deve essere precipitato proprio qui e qui, ragazzi, c'è qualcosa. Vai, vai. Fatevi da fare ragazzi, cosa troveranno i nostri? Graham tesoro, oh vedete, Graham lo fa bene il suo lavoro Solo che non è rigido Come Domitilla Cosa hai trovato, qualcosa, ti vedo pensieroso Lo vedo pensieroso ragazzi, tu, tu tesoro Rompi solo le pere o trovi anche qualcosa? Vai scava, scava. Oh E quindi, ragazzi voglio dire, non è un proprio facile lavorare con Domitilla, secondo me, eh? Velocizziamo. Cosa hai trovato? Oddio, fermi, uno sciamedapi. un ammasso di terra a forma di reperto, beh almeno lei ha trovato qualcosa. Caro, uh, dai, scava, aspettiamo solo te. E lei, ecco, sei sempre a perdere tempo. Perché devi perdere tempo? Vabbè, mangia qualcosa nel frattempo, tesoro. Perché ti vedo affamata. Vai, se no va sprecato anche. E anche tu, caro. Quindi spacchetta. Prenditi una pausa. Perché lui, ragazzi, se la prende, è come la pausetta. Dai, su. Basta. Fai una pausa. Comunque adesso pausa cena, va bene? E lei, certo, facciamo pure le pause. Qua non finiamo mai, eh, lo so, tesoro. Graham è così. Ha bisogno della pausa, e ovviamente, a lei non è che starà molto bene, eh, sta cosa. Quindi vieni qui. E secondo me prenderà lei, è come appunto avete visto, in mano la situazione di là. Guarda, non ti preoccupare, ci penso io. Che se aspettiamo te qua, facciamo notte. Lui veramente è già notte, vabbè. Dettagli: quindi forza, tesoro. Comunque almeno lo hai cucinato qualcosa di decente. Non che ci voglia una scienza per fare un tramezzino, sai. Ecco, vabbè. Sempre questi scambi di battutine, ragazzi, molto no? Amorevoli. Dice se pensi che starò qui con le mani in mano, io vado ad aprire il forziere. Apro lo scrigno, va bene? E lei, ma lo apri senza di me? Certo, non ti meriti di assistere all'apertura dello scrigno, sei, sei pesante e petulante. Bene, ok, mi fa tanto piacere. Vai. Cosa conterrà lo scrigno? E quindi sì, ragazzi, ha trovato una statua miscana non autenticata. E durante gli scavi lei una ammasso di terra a forma di reperto, ok? E un fiore di Guzmania Pollenis. Eh, meno male, direi che il nostro cosa farà visto che sono le 11 e mezza, conoscendo il soggetto. Vediamo sempre se è possibile, ovviamente, ragazzi. Eh, perché qui non è possibile. Graham accendere un fuocarello. Però andrà da lei e le dirà senti guarda secondo me vai qui ma che manda a casa questa non ci va nemmeno se la preghi, guarda. Eeeh, lui verrà qua e le dirà guarda. Ehm, Dov'è? Sì, come no, certo, un'altra volta farà una conversazione profonda e le dirà guarda secondo me conviene che ci accampiamo comunque tra poco. Perché insomma, è mezzanotte. Non ci vuole una scienza per capire che è il caso di accamparsi. Cosa? Ma se abbiamo iniziato tardissimo la nostra missione? Ok, va bene, ma già sono stato punto dalle api. E ora anche tu, da quanto vedo. E lei, cosa? Non lo vedi lo sciame? E lei, oh mio dio! Oh mio dio, fai qualcosa! Fai qualcosa! E lui, mm -hmm, certo. Eh, cosa dovrei fare? E lei mi hai fatto pungere! Eh, lo so, tesoro! E lui rivela il segreto recondito! Vai! Lo sai perché sei stata punta? Non lo dirà nessuno, ma... Nella giungla ci sono delle api e non serve una mappa per scoprirlo! Lei... Perché continua a tirarmi ste bidonate? Io non lo capisco! Eh? Cosa c'è? Sei un bambino? Era meglio se restavi a casa a giocare a baseball Senti, mi interessa il mio lavoro Solo che bisogna farlo con cautela, capisci? Non è che dobbiamo fare le monnezzate e avere fretta Quindi bisogna fare le cose con calma Ora cerchiamo un posticino dove... No? E là, io vorrei esplorare ancora un po', eh, capirai E chi la ferma questa, ragazzi? Figuriamoci Quindi direi di andare, sì, direttamente qui Graham caro, bravo, apri il barco col macete, va. Mentre la nostra verrà qui. Vai qui tesoro. E scatterà delle foto, perché anche questo ragazzi fa parte della cultura salvadoregna e quindi del viaggio, dell'obiettivo comunque del loro viaggio. Ecco, flirtante, vai così bello mio. Tesoro, sei flirtante anche tu? Sai com'è il ponte? Fa strani scherzi. Eh, e la nostra pensa al fichi fichi. Forse per la prima volta in vita sua. Uh. Si, sì, questo si può fare un pisolino. Vai, caro. Cosa troveremo dall'altra parte? E quindi, sì, ragazzi, la nostra è intenta a fotografare le bellezze di selva dorada mentre graham è riuscito a far, ad aprire un varco varco che eh, gli ha fatto pure partire il macete quindi viva e viva Oh, incontro con un capibara. Oh, capibara, scusate. Emergendo in una radura con uno stagno, Graham si imbatte in una famigliola di capibara, intenta ad abbevelarsi. Sono adorabili, anche se il più piccolo presenta segni di bruciature e sembra un po' turbato. Graham deve cercare di capire qual è il problema. O lasciare i Capibara in pace. Un carisma più sviluppato garantisce date migliori, consuma lo spray e non ce l'hai. Purtroppo. Ehm. Uh... Secondo me lui non resterebbe ad osservare e a godersi lo spettacolo ragazzi non, non ce lo vedo però qua ci serve il carisma la nostra di carisma sta a livello 1 quindi neanche a parlarne e lui pure quindi ragazzi stiamo messi <coughs> non male di più però conoscendo Graham lui ci prova Cerca di attirare l'animale ferito con delle piante gustose. Il piccolo inizia ad avvicinarsi quando all'improvviso, dal nulla, sbuca un capibara adulto che morde. È che era lì. Caro, sei stato morso. E lei viene qua, ovviamente. Eh, eh ovviamente eh, lo guarda, le dice: Ma facciamo. Immaginiamo sia. Ma, ma perché non mi hai aspettato? Lo sai che quegli animali sono sensibili. Oh, ti prego, non tirarmi un'altra monnezzata delle tue, che già il braccio mi fa male, ok? Eh? Cosa stavi facendo? Ti davi all'arte invece di sbrigarti da attraversare? Eh? Senti, non c'è il sole, quindi dobbiamo muoverci con cautela. Per questo avevo detto di accamparci, eh? Tu invece, neanche ti sei visto una nota scritta. Hai preferito continuare ad andare avanti. Non lo so, tra un po' ci farà luce la luce del tuo smartphone. Vabbè, ok, stai calmo, ho capito. Oh. Comunque, tornando al discorso di prima, no, assolutamente non vorrei mai un cassettone a casa, a casa tua. Se non ci sono ordini scritti, non ascolti mai nessuno. E lei va bene, ma mh, che c'entra il cassettone adesso? E eh, calla. Ecco, Graham, per favore. Oh, ci sono anche ragni! Oh mio Dio, i ragni! Sì, se avessi letto l'email che ci è stata inviata oggi... Eh? Invece di perderti sempre nei tuoi libri, l'avresti capito? Eh, tesoro, vi vedo male a tutti e due, eh? Vi vedo male, molto! E lei, secondo me, anche se con un po' di imbarazzo... Um, secondo me cerca di scusarsi, ragazzi, perché... Capisce che effettivamente... Uh, lui aveva ragione stavolta. E quindi magari lei non è proprio tipo, ah, non che non si scusi perché non è in grado di scusarsi, eh. Però preferisce trasformare la scusa in un complimento. Mm, a Graham fare, farà sicuramente più piacere. Io apprezzo molto, Graham, quello che hai fatto. Insomma, se non ci fossi stato tu un po' a tenermi per mano in questo momento, beh, <ride> effettivamente sono molto coraggioso, sai. Eh beh sì, devo dire che lo sei, coraggioso. Sei anche molto pulito, insomma. Il braccio, cioè, è pulito il braccio? Eh? Altrimenti dovrò chiedere dei soldi in più per farti curare... Alla, insomma, al lavoro, capisci? Io sono sempre attenta a lui. Ma guarda qua con questo fisico, figurati se ne ho bisogno. Eh beh, se lo dici tu... Ecco, a lui è svanito l'effetto, fai fichi fichi nel cespuglio, come no? Quindi secondo me un po' ci prova, farà un complimento. Figurati comunque, ti prenderei per mano molte altre volte se ne avessi bisogno. E lei sì, vabbè, ora non ci allarghiamo, non è mica che dobbiamo tenerci legati per, con delle manette, giusto? <ride> o sbaglio lui, <ride> ma allora la sai fare una battuta simpatica ogni tanto. Per chi mi hai preso, certo che so farla, le battute simpatiche. Eh? Non solo sono un'ottima guidatrice ed esploratrice Anche se non uso la luce del mio smartphone Beh Ti meriti una rosa, allora? Ma cosa dici? Non ci sono rose Che non, non rischiamo di... Cioè, non corriamo rischi Si sta impappinando, ragazzi eh, Cioè, insomma Non essere un discorotto Se avessi letto i libri sapessi che... Sapresti che... Qui c'è un alto rischio di trovare rose Che sono avvelenate Capisci? Quindi... Ma dai, una ragazza bella come te non può restare avvelenata da una rosa. Capisci? Eh? Fai una battuta di abbordaggio. E non preoccuparti, non servono se mollono in più per le mie cure mediche. Non vedi il mio fisico? Sono un tipo tosto io. <ride> sì, certo, come no, sta dicendo lei. Eh, eh cara mia. Piuttosto... Conviene che ci scambiamo, dice lui, anche i numeri privati perché, qua, eh, secondo me, è il caso di no, sai, tenerci. Metti caso che quelli il numero aziendale non prende e lei va bene, ok, scambiamoceli. Fammi controllare le tue mani, ti fossi ferita. No, guarda, non serve, ho solo fatto delle foto, tranquilla, non, non mi sono ferita. Sei molto dolce, cioè è gentile, cioè hai capito? Se si impappina di brutto ragazzi questa. Eh. Comunque davvero, Domitilla, cioè non preoccuparti per la mia salute. Beh, non sono un dinosauro come credi, mi preoccupo, cioè... Sì, è, è normale, cioè non sono un orso, capisci? Eh? Nemmeno un robot, quindi sì, mi preoccupo, lui fa una battuta di abordaggio audace. Beh, allora, ti preoccupa la mia salute? Eh? Perché sono un bel tipo, vero? Eh, eh, eh? E lei, ti prego, uh, non è per questo Non ho neanche portato un altro pasto per sfamarti Quindi se fosse, dovrei aspettare giorno E preferisco che stai in salute Eh, la nostra, ragazzi, lui è molto fiducioso E la nostra, quando vede che c'è un po', fra virgolette, di pericolo Subito torna un po' sulle sue Ma guardate come lo sta guardando Dite che qualcosa è cambiato, indomitilla, ragazzi. Dite che. A forza di stare in contatto con Graham, no? Qualcosa è cambiato. Perché io vi ricordo che è lei che fa stringi malvolentieri, no, questa, ragazzi, devo vederla. Comunque fammi controllare. L'importante è che stai bene. E lei si butta proprio così di getto, ragazzi. Altro che stringi malvolentieri direi che questa non è la prova! Questa ne è la prova. Qualcosa qua sta cambiando. Non lo vorrebbe ammettere neanche lei. E secondo me non lo ammetterà tanto facilmente, ragazzi. Ma qualcosa è come se sta cambiando. E come? E io direi che con questo abbraccio, dato malvolentieri, sì come no, a Graham. Noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Se vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi. Programmazione del canale, playlist, eh, link ai canali dei miei amici youtuber. Andate e iscrivetevi, ragazzi, perché ne vale veramente, ma che dico veramente, veramente la pena! Sono bravi, simpatici, ragazzi, talentuosissimi! Andate, andate! Lei addirittura per evitare l'imbarazzo uh, dato da questo abbraccio si butta nel. Uh, nell'aprire lei il varco. Comunque non ti preoccupare, ti sei fatto male alla mano, quindi ci penso io. Ecco, è tornata subito. Troppa fretta. Eh. Perché non ci va più piano con tutte quelle avanze? Non potrebbe magari procedere con più calma. Tesoro, ti sei piantata tu tra le sue braccia, eh. E lui è altro che fiducioso, ragazzi. Eh, ha capito, ha capito che non rimane. Del tutto indifferente alla nostra domitilla e secondo me si divertirà a punzecchiarla ancora più del previsto. Quindi, ragazzi, io spero davvero che questo episodio vi sia piaciuto. Io mi diverto sempre tantissimo a giocare comunque con eh, eh, questa famiglia, ragazzi. Sono a cui sono molto legata. Direi che noi possiamo fermarci qua. Vi rimando al prossimo episodio sul Soul Simmers e non